Al Quercia di Rovereto va di scena il recupero della seconda giornata della prima categoria Girone B. In campo scendono Rovereto ed Ischia. Rovereto in testa alla classifica e vittorioso nell'ultimo turno contro l'Isera. Ischia che ha battuto a sorpresa con una grande prestazione l'Aledrense. La prima occasione del match è di marca a Ischia con Tozri che fa partire il tiro dai 30 metri ma è debole e centrale. Al minuto numero 9 cambia già il parziale con Tranquillini che salta Nesler, fa partire il suo sinistro. Roat si distende e para, ma in area piccola si presenta da Croce che da due passi non può sbagliare e porta il Rovereto in vantaggio per 1-0. Pochi minuti più tardi il Rovereto ha già l'occasione per raddoppiare, la palla arriva a Marinaro che si gira bene per Cagliari che dal vertice dell'area piccola sfiora soltanto il palo. 2-0 che arriva al quindicesimo, servito per via orizzontali Tranquillini che si mette in proprio, salta Nesler, entra in area di rigore e da posizione defilata spedisce la palla in fondo al sacco sul secondo palo. Cambia di nuovo il parziale con un'invenzione del numero 10 bianconero. L'Ischia deve cercare una reazione, ci prova con Tozri che mette la palla in mezzo per Kasna, stacca di testa ma Bordignon para. A metà del primo tempo Tranquillini ci prova anche su calcio di punizione, Roat la lascia lì ma la difesa spazza. Nel finale del primo tempo i gialloneri si avvicinano di molto al gol con Kasna che sfiora soltanto il pallone, ci si avventa poi Osler ma Bordignon esce sicuro. La ripresa inizia con ritmi più blandi, poi Cagliari accelera in area di rigore, salta diretto avversario, mette in mezzo per Da Croce che darà pace d'aria, gonfia la rete per il 3-0 del Rovereto. Il Rovereto cerca di rallentare i ritmi, ma accelera ancora una volta con Tranquillini che scende sulla fascia di destra. Con un gesto altruista serve Marinaro, ma Mittenberger si immola e salva la sua porta. Al 18esimo però l'Ischia la riapre, calcio d'angolo dalla destra, palla in mezzo per la testa di Santuari. Bordignon non è impeccabile e l'Ischia riapre la partita 3-1. Per rivedere un'occasione da gol bisogna aspettare 10 minuti con Marinaro che intercetta questo pallone. Cagliari lancia De Franca che fa partire un diagonale di sinistro ma sfiora soltanto il palo. 30 secondi più tardi un retropassaggio sanguinoso permette a Marinaro di presentarsi davanti a Roat. Aspetta l'uscita dell'estremo difensore e accarezza il pallone sulla destra e realizza il gol del 4-1. Sembra fatta per il Rovereto ma un minuto più tardi l'Ischia dimostra di essere ancora in partita con Tozri che serve per Sala, controlla e fa partire una bomba di sinistro per il 4-2 al minuto 28. Ospiti ancora pericolosi 5 minuti più tardi con la palla messa da Tozri in mezzo per Dalla Rosa, Bordignon si salva in angolo. Tranquillini è una vera mina vagante e al minuto 43 si dimostra ancora pericoloso con questo tiro di potenza che sfiora soltanto il palo. Dopo 4 minuti di recupero termina 4-2 tra Rovereto ed Ischia. Bianconeri che allungano a più 5 sul sacco San Giorgio in attesa dello scontro diretto fissato per lunedì in quel di Via Fucine.